Il congiuntivo imperfetto indica la conseguenza passata e durativa di un fatto passato. All'inizio, dice Cesare, i nostri erano così pieni di paura, nostri timoris pleni erant, così terrorizzati, adeo ut, appunto che, a tal punto, che la maggior parte di loro, maior pars eorum, signa dimitterent, abbandonava le insegne. Il congiuntivo imperfetto dimitterent, concordato ad sensum con maior pars, segnala una conseguenza che si ripeteva nel passato, quella cioè di abbandonare le insegne, conseguenza che è quella di un timore, una situazione di timore, che è una situazione durativa nel passato. I soldati erano spaventati, questa condizione non è momentanea, ma necessariamente durativa, così come quella di abbandonare le insegne. In italiano traduciamo l'imperfetto congiuntivo dimitterent della consecutiva con il tempo corrispondente dell'indicativo, cioè con un imperfetto indicativo abbandonavano. Il congiuntivo perfetto indica la conseguenza passata e momentanea di un fatto passato. Era così grande il numero dei nemici, tantus erat numerus ostium, i nemici erano così numerosi, afferma Cesare, ut reliquas sex legiones pro castris in Ace constituerim, che disposi feci schierare in Ace constituerim altre 6 legioni, reliquas sex legiones pro castris, davanti all'accampamento. In questo caso il perfetto congiuntivo constituerim indica un'azione passata, lo schieramento di altre 6 legioni, che è la conseguenza di un fatto passato. Il fatto cioè che i nemici erano di numero superiore. C'è il perfetto constituerim perché l'azione è momentanea e puntuale, cioè è avvenuta in un momento preciso. In italiano traduciamo il perfetto congiuntivo nella consecutiva con un passato remoto, in questo caso disposi, feci schierare, oppure con un passato prossimo, sempre del modo indicativo.